Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots Game. Siamo qua con questo nono episodio, giusto? O ottavo, non mi ricordo più, di Punch Club. Dunque, nello scorso episodio ne abbiamo preso un po' di mazzulate, infatti siamo scesi tantissimo nella nostra Lega dei Rookies, eravamo circa in questa posizione, sotto Roy che adesso ha perso, però eravamo al posto di Roy mi pare, e siamo arrivati qui in basso. Dunque, dobbiamo andare a mangiare per poi allenarci. Allora, il piano generale adesso è arrivare a 14 punti, sbloccare questo qui. Però ha senso farlo quando abbiamo almeno 8 di agility. Se non arriviamo ad avere 8 di agility quando abbiamo 8 punti, pensavo di andare dal nostro amico qui a comprarmi una di quelle pozioni magiche. Poi dobbiamo andare anche a Chinatown. Quindi, prima di tutto dobbiamo recuperare un attimo. Andiamo a lavorare un pochino. Così facciamo un po' di soldi, possiamo comprarci il cibo e riniziamo a fare il ciclo normale della vita qua del nostro Alonso che lavora, mangia, combatte, perde ultimamente. Prima andava anche a vincere, vediamo se finisce anche questo giro. Dai, no, siamo troppo stanchi. Allora andiamo in città, andiamo qui, a piedi. Ciao Pu. Allora, io in frigo una pizza sola. Piglia un'altra pizza e questo. Perfetto. Vai a casa a mangiare. Allora, dobbiamo mangiare, quindi mangia e mangia. Dormi. Così recuperiamo un po' di energie. Io quasi quasi mi salterei anche il prossimo incontro normale. Facciamo un po' di non combattimento. Non salgono gli skill point, ma recuperiamo un po' tutto. Adesso c'è l'Ultimate Fight oggi, ma non andiamo a farlo in queste condizioni che sono pessime. E Sign Up Start in 2 giorni, non facciamo neanche questo. Continua a riposare, amico, fin quando non arrivi al massimo, così poi pensiamo solo al cibo. Ok. Allora, mangia la pizza che ti è rimasta. Perfetto, adesso andiamo a lavorare ancora. Qua dobbiamo ritornare in sella. Deliver pizza, vai. Voglio tornare al massimo qui. Dopodiché devo tenere un po' di soldi da parte anche per fare il regalo ad Adriana. E poi volevo appunto portare Roy in palestra e allenarmi con Roy. Potremmo farlo adesso che passa il giorno. Dai, finisci di lavorare, dovremmo riuscire a fare tutto in tempo. Allora, 100 e rotti soldini. Andiamo qua. Grazie. Compriamo, visto che abbiamo proprio fame. Ha tirato un pugno alla cassa, Pu. Allora, 3 bistecche. Possiamo prendere un'altra. Costa 17. No, costa 9, sì, ce la possiamo permettere. Ok, allora andiamo prima qui da Roy. Suggested to train together, così andiamo a fare l'allenamento assieme. Intanto ditemi se vi sta piacendo l'audio, che sto facendo dei settaggi diversi, sto anche registrando con un programma nuovo per vedere un po' come funziona. Allora, dobbiamo un po' fare chill, quindi parliamo con lui fin quando non è contento. Ci sale un po' il mood, ci sale anche un po' il cibo, ci sale tutto facendo chill con Roy perché appunto beviamo, soprattutto diventiamo più contenti. Ci sale l'energia perché ci riposiamo, anche il cibo, quindi è una buona cosa. Doesn't beer who? Ok, quindi ora dovrebbe essere disposto ad allenarsi con noi. Suggest to train together. Vuoi allenarti con me? Certo, perché no? Devo prima riparare il motore. Ah, l'abbiamo già fatto l'altra volta. Ah no, perché l'abbiamo già aiutato. Ok, perfetto, abbiamo sbloccato anche questa parte della storia. Roy, Roy, Re, sì, Roy che ci aiuta. Allora, andiamo prima a casa. Caso detto. Ci ha messo un'ora per venire qui. Mangiamo. Dormiamo un attimino. Dai che siamo quasi al top, così possiamo andare a farci una seduta intensiva in palestra. Una pizza. Ok, adesso siamo completamente al massimo. Facciamo prima l'allenamento con lui. Sì, dai, va bene. Poi Marcus mi ha suggerito di prendere anche dei pugni. Non
Nel ramo della tigre ci sono dei pugni, anche se sono più forti i calci. Effettivamente può essere utile se capita ancora che ci rompiamo la gamba, in quel caso possiamo attaccare comunque, in modo più efficace, diciamo. Ok, andiamo qua. Se ho capito bene dovrebbe esserci Roy. Eccolo qui. Allora, andiamo subito qua. Abbiamo sprecato un po' di tempo, però va bene lo stesso. Vai Roy, aiutaci, allenaci con noi. Ah, quindi ci fa da personal trainer, ci dice, ce la puoi fare ragazzo, sei forte. Bella, bella questa cosa. Dai, voglio tornare su in alto. Continuo qua fin quando ci sono i pallini. Non voglio andare a fare nessuna lega, nessun combattimento fin quando non abbiamo messo questa qua a 8, perché sennò iniziamo a perdere. Allora, portiamo questa in alto. Ok, questa qua almeno è salita a 6. È già passato questo, cacchio. Comunque, stiamo dentro fin quando Roy c'è e fin quando ci dura il cibo. Bisogna fare la combinazione Roy innamorato di più, così possiamo stare dentro comunque di più. Perché adesso consumiamo più cibo rispetto a quando avevamo fatto che eravamo innamorati. Roy non ci aiuta più. Facciamo questo. Che voglio questo qui almeno a 2. Aiutaci Roy. Ah, quindi rimane qui nonostante sia finito. Forse fin quando restiamo in palestra lui ci aiuta. Fantastico. Farei una cosa del genere allora. Ok, torniamo qui. Voglio questa 7. Una sessione di allenamento intensiva in questo episodio, ragazzi, ma è giusto così perché nello scorso abbiamo un attimino perso il ritmo. E poi ci sono andati male un po' di contri comunque. Soprattutto secondo me perché avevamo la stamina bassa. Vorrei portarla a 3. Continua a fare qui. No, basta. Bel sacco grande. Basta, basta, basta. Bel sacco grande. Vai, Roy, aiutaci. Grande, Roy. Quasi finito il cibo. Ok, il prossimo giorno. Ora non riusciamo in questa giornata a tornare qui, ma a 7 non ce lo toglie nessuno. Torniamo a fare la corda fin quando possiamo mangiare. Penso ancora un colpo solo. Esatto, ora abbiamo fame, dobbiamo andare a casa a mangiare, ma prima a lavorare. Dai, abbiamo fatto un buon incremento. Non possiamo più combattere perché non abbiamo niente. Allora, Ultimate Fight, niente. Facciamo proprio un paio di giorni senza nulla. Torniamo a lavorare. La prossima volta che sono in forma voglio tornare a Chinatown, però. Non so se ci conviene andare prima qui e cercare di fare. No, facciamo prima un po' di lavoro, dai. Ciao, Casey. Poi spero di trovare altri modi per lavorare, ragazzi, perché 30 dollari per praticamente mezza giornata di lavoro diventa davvero lunghissimo. Sono troppo stanco. Siamo un po' in crisi perché sono troppo stanco per mangiare. No, l'energia ce l'ho, però non ho i soldi. Ok. Allora andiamo a casa, vediamo cosa c'ho da mangiare, mangiamo quello. Dovrei avere una pizza. No, c'ho qualcosa, accidenti. Ok, allora, visto che siamo in questo stato. Dormiamo, finiamo di mangiare, finiamo di fare la sessione lavorativa, poi possiamo andare da Adriana. Molto gestionale questo episodio, ma dobbiamo cercare di stabilire quei punti lì belli in alto. Questa è la priorità. Mangia. Ok, vai a lavorare che dobbiamo comprarci un po' di bistecche. Eviterei le pizze in questo momento perché tanto non stiamo combattendo. Quindi è meglio prendere le bistecche, decisamente. Anche se magari qualche pizza per cercare di non consumare troppa bistecca, che magari è, diciamo, troppo l'avanzamento che ci dà la bistecca. Ok, allora il giorno è passato. Quanto costa quello lì? Non mi ricordo, sapete? Facciamo così. Un altro deliver pizza.
Dobbiamo avere i soldi per comprarci la pozione magica e poi andare a fare l'allenamento con i guantoni. Penso che bastino 97. Vediamo se non mi sto sbagliando. Allora, la pozione sì, direi che proprio basta. Op. Quindi ora abbiamo questa 8. Allora, è buona, ma non dovrei usarla troppo, queste pozioni magiche. Quindi abbiamo l'agilità aumentata di 2, perfetto ragazzi. Allora veniamo qui. Op. Facciamo l'allenamento qui con lui. Vai. Così la fissiamo a 8 e l'agilità non ci pensiamo più, possiamo puntare tutto sulla resistenza, sulla stamina per un po'. Questo dovrebbe garantirci dei grossi vantaggi perché possiamo davvero portare la stamina in alto e questo ci dà molta più vita, molta più resistenza in battaglia. Ok, perfetto. Io direi di utilizzare questa combo speciale per fare questo. Perfetto. Quindi adesso è bloccata a 8 e non dovrebbe più scendere una volta che è andato via questo, immagino. Quindi è un po' una specie di trucchetto che abbiamo sfruttato, direi, abbastanza egregiamente. Allora, veniamo qui con i soldi avanzati. Compriamo due bisteccone. Ok, non abbiamo i soldi per fare il regalo ad Adriana. Miau. Sei stato in silenzio fino adesso. Ma questo qua secondo me è un effetto collaterale della pozione magica. Oh, che bello, carezza il gatto. Adesso il mio è qui che dorme in camera. Allora, mangiamo una bella bisteccona, poi possiamo andare a dormire. Ok, dormiamo e recuperiamo tutto. Urca, guardate di quanto è salita, bene. Recupera tutto. Questo è ancora 2 giorni. No, non dice per quanto, dice che è aumentata. Va bene, mangiamo. Allora, oggi cosa c'è? Facciamo Signap qui che finalmente secondo me possiamo tornare a combattere con questa fissata 8. È tutta un'altra storia. E il prossimo combattimento è domani. Allora, non abbiamo i soldi per fare il regalo, quindi andiamo a lavorare. Mi sembra costi 40 fare il regalo, quindi facciamo due deliver pizza. Potevamo andare a fare il muratore, ora che ci penso, però penso vada bene anche così. Così ci teniamo comunque un pochino di soldi in più da parte, 20, che possiamo fare un allenamento. Forza, stop. Allora, andiamo da Adriana. Ciao Adriana, amore mio. Fall in love. Adesso lei ci dice: oh, ma siamo davvero. No, è felice. Certo che sei più importante della lotta. Grande. Quindi siamo in love così senza se, senza ma. Fantastico. Fantastico. Dunque, questa qua non scende più. L'incontro è oggi. Secondo me possiamo andare a allenarci con Roy. Però ci fa perdere un casino di tempo qui. Però è l'ultimate fight questo. L'ultimate fight non lo voglio fare col mood così basso. Quindi possiamo fare che ce lo prepariamo per il giorno successivo. Allora, suggest to train together. Adesso mi dice che ha bisogno di sistemare il motore, infatti immaginavo. Un po' ripetitivo a questo punto. Sistemiamo il motore alla Jeremy Clarkson, tirandogli le martellate. Questo ci fa salire, no, ci fa scendere un po' il mood, che non è affatto una cosa positiva. Dai, di che va bene. Ok. Adesso facciamo un po' di birra con lui. Possiamo andare al bar? No. Dovevo andare ancora al bar perché è un bel po' che non vado a fare i combattimenti lì così. Vediamo se dice che la birra è buona. Dovrebbe dirlo. Adesso appena questa scompare, questa dovrebbe stare comunque fissata a 8. Ok, suggest to train together. Ok,
Ok, dice che abbiamo riparato il motore, quindi bisogna fare entrambe le cose. Perfetto. Abbiamo un po' di modificatori. Dunque, andiamo a casa a mangiare. Direi che recuperiamo anche un po' di mod. Feed me! Chi è? Cos'è stato? Ma non dovrei utilizzare gli steroidi, ecco, si sta rendendo conto che lo fanno, stanno facendo diventare pazzo. Urca, non ho niente nel frigo. Pensavo di sì. Allora, andiamo al... qua. Niente allenamento, andiamo così come siamo. Andiamo così come siamo. Riposiamoci un attimo, voglio andare proprio veloce all'Ultimate Fight. Stiamo sprecando tutta questa roba qua con Roy, effettivamente. Però voglio avere il mood bello alto per il combattimento. Alzati, mangia. Ci dà uno di mood. Perfetto, più forti di così non possiamo essere. Quindi andiamo a fare il nostro combattimento contro Roy stesso. Allora, caro Roy. Adesso abbiamo recuperato un po', eh. Cavolo, ha un armor molto più alto del nostro. Dunque, utilizziamo queste due di sicuro. E voglio iniziare con il calcio, quello che consuma poca energia. Vedere un po' come va a finire qui. Allora, è iniziato subito che ci smira molto più forte lui di noi. 6, buona questa combo. L'energia purtroppo vedo che siamo in realtà abbastanza pari. E anche come vita non gli stiamo togliendo molto di più. Oppure che andiamo a perdere ancora contro Roy, tra l'altro. Spero che non ci rompa la gamba un'altra volta. Sta tutto nel consumo dell'energia, ragazzi. Però Roy penso che abbia skip attack. Quindi anche se in questo round va bene, niente, continuiamo così. La cosa migliore che possiamo fare è questa. Ecco, skip attack. Quindi vuol dire che l'energia in questo round la recupera e non riusciamo a buttarlo giù. Dobbiamo prendere anche noi skip attack perché vedo che serve molto, però dobbiamo menare un po' di più perché effettivamente avere skip attack e non fare danno non è una buona combinazione. Adesso la nostra energia è praticamente finita. Senda mi ha suggerito di sbloccare anche queste due, effettivamente è una cosa che dovremmo assolutamente fare, però ora come ora non saprei neanche che mosse mettere. Potremmo usare questo, ma consuma più energia e siamo già messi peggio di lui, quindi continuiamo così, ragazzi, fissi. Dobbiamo essere un po' fortunati, insomma. Abbiamo infilato una buona combo. Ancora? No. 35 ci ha buttato giù e abbiamo finito l'energia. Penso che sia proprio finita perché adesso ci butta giù il primo colpo. Basta, abbiamo perso. Ragazzi, pregate con me che non abbiamo la gamba rotta o altro. Oh, un altro round. Un altro round. A sto punto io punto tutto per tutto. Via questo. Dobbiamo fare dodge. Vai. Colpiscilo. 5, 7, vai. No, cacchio. Guardate. Per poco, eh. Forse è che con l'energia ci ha fregato. Spero che Roy, visto che ci sta aiutando, non ci rompa anche la gamba. Injured. Porca vacca. Ci siamo rotti il braccio. Ok, questo non dovrebbe essere un grossissimo problema per noi. Però non è mai una cosa positiva. Allora, next fight tomorrow. Ok. Col braccio rotto. Non è un grosso problema, ripeto. Possiamo andare ad allenarci. Completamente tutta la giornata. Quindi veniamo qua. Alleniamoci. Sì, con Roy. Bravo Roy, prima mi rompi il braccio, poi vieni qua. Allora, io farei così. Questa qui è fissa 8, quindi per un po' non la tocco. E questa qua la vorrei portare un po' in alto. La possiamo bloccare qui a 4. Penso che non sia una cosa negativa. Però dobbiamo fare un bel po' di punti skill. Quindi per adesso facciamo comunque la corda perché magari portare questa 9 può essere di sicuro vantaggioso. E farei questa sessione di allenamento intensive. Ok, dai, vediamo fin dove. Roy, però dovresti venire ad aiutarci.
Vediamo se questa sala 9. Sale un po' pianino però, eh. Basta, vai lì. Voglio portare questa 3. Don't stop me now. Oh, vi ricordo di commentare. Oh, guardate, mi rivolgo a voi con un oh. Vi ricordo di commentare a proposito della nuova voce, se vi piace. La sto. Siamo arrivati a 3, bene. La sto modificando con Audacity, non più solo con Sony Vegas. E secondo me il suono viene decisamente migliore, quindi è una cosa positiva. Spero che vi piaccia anche a voi. E la qualità audio, oddio, su questo gioco non dovrebbe vedersi molto la differenza, quindi in realtà non è un grossissimo cambio, a dirla tutta. Dunque, in realtà stiamo sprecando un po' di cibo perché poi dobbiamo andare a fare l'incontro oggi. Possiamo ancora. Portiamo avanti un pochino questa, tanto questa qui comunque non può scendere più di tot. Avanti, fella! Fella sarà per brother o qualcosa del genere. Oggi c'è l'incontro. Ok, fight. Ok, siamo contro uno molto più debole di noi. Però non abbiamo la salute al massimo, eh. Questa cosa non l'ho assolutamente considerata. Secondo me con questo settaggio lo dovremmo far fuori tranquillamente. 17 di combo, 18 perché c'è stato pure il danno di questo qua che si è attivato. Backlash. Poi sono curioso di vedere com'è il dodge quello col contrattacco, perché se si attivano assieme è un macello. Sì, questo qua non dovrebbe essere assolutamente un grosso problema per noi, anche se stiamo andando sotto come energia, adesso usiamo l'altro tipo di calcio. Dai, forza. Il primo round farlo fuori sarebbe un sogno, ma non siamo ancora in grado di fare così. Cambia calcio, mettiamo quello che consuma meno energia. Così almeno chiudiamo l'episodio con un trionfo, anche se contro un pippone. Però per fortuna, ragazzi, siamo tornati a vincere. La crisi sembra essere finita. Abbiamo pochissima vita. E il braccio rotto. Soldi per fare quello non ce l'abbiamo più. Facciamo sign up qui. Perché ora dobbiamo iniziare ad accumulare molti più punti. Perché appunto voglio arrivare a bloccare questa qui a 4. La forza non lo so. Dobbiamo fare un ragionamento assieme, ditemi cosa pensate per la forza. Potremmo anche mettere questo. Però sarebbe un po' uno spreco. Good runners. No, non è good runners, però uno che corre, quindi lo consideriamo così. Meat runner, quello che corre con la bisteccona. Volevo mettere questo, insomma, però se ne sprecano due. Adesso, secondo me, riusciamo a tenerla a 4 tranquillamente, senza problemi. Magari possiamo mettere i punti o qui, che decisamente è una cosa da fare, o se no possiamo prendere questo pugno che abbassa la resistenza dell'avversario, che abbiamo visto che era un nostro punto forte prima della crisi dello scorso episodio, quindi quasi quasi metto questo che toglie 5. Beh, molto meglio di questo. Questo qui fa abbastanza schifo perché è basato un po' sulla forza. Questo qua invece è comunque basato sulla forza, ma un danno maggiore, un'accuratezza maggiore e un consumo di energia che è praticamente lo stesso, più dipendente dalla forza e meno dal base. Noi la forza abbiamo 1, quindi in realtà non cambia nulla. Quindi penserei di mettere questo. Questo qua ce lo possiamo anche saltare, penso. Penso proprio che faremo così. Quindi prossimo obiettivo questo, direi questi due, magari possiamo mettere anche questo qui. Questi 3, questi 4 in realtà penso che siano buoni e poi magari possiamo provare a mettere questo. Ok, dai ragazzi, direi di interrompere il video qui, spero che vi sia piaciuto. L'abbiamo chiuso con una buona notizia rispetto a quello che era accaduto precedentemente. Adesso andrei a prendermi ancora Roy per potenziarmi bene, magari possiamo fare 9-4. E dopodiché spero di tornare a vincere nell'Ultimate Fight perché fin quando non riusciamo a battere Roy, penso che le cose andranno male. A proposito, sono curioso di vedere contro chi siamo. No, non lo dice. Dobbiamo fare sign up. No, non ci dice ancora contro chi siamo nel prossimo scontro. Spero non contro Roy. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. GG a tutti!